Allora, abbiamo avuto per ora una parziale promozione di Luca, promosso a quasi pieni voti. Marco, promosso a quanti voti? Ottimi voti. Ottimi. Grazie. Voti. Saverio? Sì, direi andava bene anche Saverio, anche se con la sua farina mi ha... Farina. Sì, non c'è capito. E io? Nonostante gli anni, qualcosa abbiamo ancora da studiare. Ma io sono contenta di ritorno. È l'occasione per ritornare ad Aspettando il TG, perché con volentieri. Francesca abbiamo inaugurato, potremmo dire, un modo molto più lieve di insegnare, di ricordare, non neanche di insegnare, di ricordare come essere dei bravi cittadini partendo da quello che è il rifiuto. Vero. Diceva Francesca durante l'intervallo che il numero abnorme di rifiuti è proporzionale al progresso, non se purtroppo è sì, così. Sì, quindi se andiamo in certi posti non c'è niente, o perlomeno sono rifiuti organici, no? Sì, sono molto più gestibili, chiaramente il progresso ha tante qualità e tanti vantaggi, però ecco, dobbiamo dire che molto spesso ci anche circonda di rifiuti. Dobbiamo essere bravi a gestirli. Allora, qua in cucina siamo abbastanza bravini, abbiamo visto quei computer, eccetera, eccetera, i divani. Non li mettete fuori se non previa telefonata. Esatto. Parleremo fra breve anche dei giocattoli, ma dopo aver fatto il piatto con Luca e con Marco. Foresteria di Villa Cerna, sei mai stata a Villa Cerna? No, Malissimo. Aspetto l'invito. Allora, ufficiale, la risbar è praticamente sotto casa, è molto più semplice. Ufficiale, ti aspettiamo. Ora. E voglio registrazione, No, 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 però prometti che non vai lì a controllare, perché loro sono perfetti. No, io lì vado in veste di ospite e giuro che non disturbo, non chiedo niente sulla raccolta differenziata. Non abbiamo mangio niente da e mi rilasso. Vieni. Va bene. Loro anzi ti faranno vedere. Allora, l'anatra Benissimo. Protagonista con petto d'anatra. Con Vinsanto e Pera Picciola. Iniziamo. Un petto grande così, facciamo per due persone, tagliamo per obliquo e incidiamo l'anatra. Ma perché piacerà tanto l'anatra? Dobbiamo chiederlo a chi la mangia. La incidiamo sia per una questione di estetica nel piatto che per una questione di calore che entra più nella carne, più velocemente. Ecco, Francesca ha chiesto, ma come? Con la pelle? Pensa che in Oriente danno solo la pelle nella famosa anatra all'arancia tante volte. La anatra, scusami, laccata, è la pelle proprio. Che la fa da padrona. Sì. Benissimo. Allora, perché la pelle la mantieni? Dimmelo. La pelle la mantengo per un discorso di che tira fuori i suoi grassi, il suo profumo, il suo sapore, e quindi dà al piatto un valore aggiunto, ecco, è molto più sapore. Solo la carne non avrebbe un gusto così aromatico e così e dolce. Quella morbidezza. E questa morbidezza, esatto. Senti, fra l'altro avete visto come sia stata tartarugata, perché, se la giriamo un attimo, tende la pelle, ecco, a ritirarsi, quindi solleverebbe, non avrebbe aderenza. Quindi hai visto? Per caso mai tu cambiassi. Sì, infatti, io tutte le volte cerco di imparare, ma poi. Pizzico di sale. Proseguiamo la cottura. Allora, mentre prosegue la cottura, io direi di far partire le immagini che riguardano questa perina di cui Luca ci racconterà un attimo la storia. Eccola qua. È una storia che parte da, diciamo, molto tempo fa, che però tutto un tratto abbiamo perso, non nessuno poi più si è interessato a questa pera picciola, fino a qualche anno fa, dove nelle zone di Arcidosso, Montamiata, Chianciano l'hanno riscoperta dal 2008, diciamo, gli anni sono questi, hanno fatto anche un'associazione, hanno creato un consorzio per la picciola e tutto il resto. E la particolarità di questa picciola è che non si mangia cruda, è impossibile da mangiare cruda. Perché dovrebbe arrivare a una maturazione dove non arriva poi, dove non, no? Ecco, esatto, non ce la fa. E essendo molto... picciola, esatto, piccola, esatto, piccolina. Grassottella. Esatto, e il nome picciola, picciola dice che è perché era piccola. Io ne ho una in casa, da tre mesi ancora è verde. Vedete, quando è un po' brunita, un po' marrone, allora si può iniziare a mangiarla. È un cultivar antico, pensate che coloro che vogliono ritrovare i vecchi cultivar di meli o alberi di meli, eccetera, eccetera, vanno in giro nei boschi e in primavera vedono i fiori, segnalano poi in un taccuino e ritornano, perché poi al fiore corrisponde in autunno un frutto. È il caso proprio della pera picciola, che se noi avessimo avuto il tempo magari di andare a controllare nei boschi, probabilmente avremmo trovato, perché è tipica di un'area della Toscana. Esatto, Montamiata.
È dura da morire e allappa, esatto, se la mangiamo. Infatti si presta molto in agrodolce o sciroppata. In questo caso in agrodolce, l'abbiamo preparata. Vuoi assaggiare? Non ha un aspetto invitante. No, tieni, invece è ottima. No. Invece è ottima. Io assaggio. Invece è ottima, sì, invece è ottima. Sbagliate. È una delle cose più buone. Ah, sì? L'Istituto Pellegrino Artusi. Va bene, allora la mangio. Vai, ti tocca. L'Istituto Pellegrino Artusi di Chianciano ha fatto addirittura organizzato un convegno. Questa è una delle cose più buone che ci siano. Mettine poche, vero Francesca? Esatto. È buonissima. Infatti quattro ma pezzettini ne va. L'anatra senza le pere le porto io a casa? No, Vedi, hai sbagliato, dovevi assaggiarla. No, allora, assaggiata Saverio? No, poverino. Vai, grazie. Tieni, lui le mangia sempre. Io l'ho rubata prima di... Ok. Allora, come si fa? Ammesso che si riesca ad avere la pera picciola, come si fa? Si fa una salamoia, non lo so come chiamarla, è un agrodolce, io la preparo un agrodolce, preparo sì, con... Cioè, allora, prendi dell'acqua, esatto, faccio poi dello zucchero, del vino bianco, dell'aceto, delle erbe aromatiche e faccio sbollentare la pera. Per qualche ora, diciamo, a fuoco. Chiamala sbollentare. Esatto. Quindi abbiamo fatto mangiata cotta. Molto lenta. Esatto. Sì. Esattamente. Adesso allora, ho preso il colore. Praticamente è quasi finito questo piatto perché la cottura deve essere una cottura abbastanza rosa. Rapida, esatto. Nel frattempo il nostro Marco ha stappato un vino prestigioso. Che vino hai stappato? Sì, intanto ho stappato qui un Villa Cerna che è anticlassico annata, prodotto dalla famiglia Cecchi nella loro azienda storica a Castellina, che è appunto l'azienda agricola Villa Cerna, azienda storica con circa 80 ettari vitati, prevalentemente a Sangiovese, e questo è prevalentemente un Sangiovese in purezza. Bellissimo, un bellissimo colore. È tutto istimo, neanche una goccia versata, hai perfetto, visto? Perfetto. Profumi intensi, gradazione 13 gradi, giusto, guardate che bello, mezzo. Anche perché durante le feste è l'occasione di stappare, no, una bella bottiglia, vero Francesca? Vero. Sei anche astemia? No, a meno male. E appunto magari beviamo meno, però gustiamocelo con beviamo un bel bicchiere, certo, beviamo assolutamente bene, Allora, adesso, lì che cosa fai ora? Adesso sfumiamo col vinsanto, un occhio di pernice in questo caso. Occhio di pernice molto significa? Particolare, è un vinsanto non fatto con le classiche uve da vinsanto, quindi Malvasia e Trebbiano o San Colombano, un'altra uva particolare della Toscana, e facciamo sfumare. In genere poi una vendemmia tardivissima questa, esatto, vero? Esatto, si fa restare l'uva. E le pere? Le pere le passo leggermente dall'amido di mais che mi aiuta poi. Lui aveva il riso. E io ho il mais che mi aiuta poi per tirare la salsa. Allora, abbiamo 3 minuti durante i quali tu tiri la salsa, noi tiriamo in ballo invece i giocattoli, protagonisti delle feste, un po' che vanno via, un po' che ritornano, un po' che di persone che desidererebbero invece tanto averne un po', Esatto. Allora, vediamo un attimo, cosa Aer ha fatto riguardo ai giocattoli? Allora, noi di fatto quest'anno, ma anche lo scorso anno, abbiamo un po'... Ammetto, ho copiato un'idea che è diffusa in tutta Italia, nel senso che spesso associazioni si occupano di recuperare giocattoli che sono ancora in buono stato, risistemarli e trovare il modo per donarli, regalarli o comunque farli pagare, barattarli a cifre minori alle persone, alle famiglie che non se li possono permettere. Quest'anno noi abbiamo scelto di fare esattamente la stessa cosa, facendo uno scambio di doni semplicemente per poter dare a tutti i bambini la gioia di avere un giocattolo nuovo ed evitare di produrre rifiuti, perché comunque anche ogni giocattolo, quando il bambino non lo usa più e diventa di troppo in casa, diventa un rifiuto. Provando a darlo ad altri bambini, facciamo la felicità di un altro bambino e allunghiamo la vita anche di quel giocattolo. Hai perfettamente ragione, del resto è molto confortante e bello aprire l'armadio con i propri giocattoli. Sì. Pensa un po', lui ha 2 bambine piccole, sì, vero? E quindi... Allora l'anno prossimo veniamo anche da voi. Va bene. Vi aspettiamo, ecco. Ce n'è veramente tanti. Allora a questo punto guardate che bello, la pera picciola che viene ad adagiarsi sopra
al petto di anatra che non abbiamo aperto, nonostante sia perfettamente cotto, rosato, perché deve essere aperto direttamente da chi lo consuma. Esatto. È inutile, voi siete bravi, quindi si presuppone che sia rosa, esatto, no? Esatto, perché sennò diventa molto dura e non riusciamo a mangiarla. E invece se lo apriamo prima diventa freddo, esatto, va bene? E perde i succhi di cottura. A meno che non si voglia presentarlo tutto scaloppato, tipo tagliato. Esattamente. Bravo Luca. Allora, grazie. Vogliamo ricordare, prendendo un petto di anatra, dividendolo in due perché è già una porzione sostanziosa, incidendo la pelle in rettangoli, cosa facciamo? Lo scottiamo, lo mettiamo, aggiungiamo il vinsanto, facciamo sfumare, ci aiutiamo con l'amido di mais emergendo le pere picciole leggermente, facciamo tirare la salsa, sale e pepe, semplicemente adagiamo sul piatto la sua salsa e le pere picciole, una decorazione e via in tavola. Ecco. Allora, le pere picciole sono un raffinatissimo elemento, esatto, aggiunto, rarissimo, quindi questo è un piatto che vale veramente tutto un programma. Se non avessimo le pere picciole, cosa che è normale, potremmo usare anche le Williams, direi. Le pere Williams. E se noi usassimo invece delle prugne? Andrebbe bene le prugne, ci starebbe bene anche della frutta, certo, dell'albicocche. Ecco qua, la sigla che imperversa subito, taglia la mia gioia per la pera picciola, va bene, e la mia gioia per avere la Francesca sempre qui con grazie noi. Grazie a voi. Aer, sempre presente nelle case come regola di vita, che sia Aer o altro. E i nostri Harris Bar con Saverio, la foresteria di Villa Cerna con Tommaso, Luca, Marco Bini e Luca e i suoi soci, va bene, gestori. Soci, va bene. A questo punto, buone feste a tutti voi. A tutti. Arrivederci, come al solito, a domani e linea telegiornale per le ultime notizie. Arrivederci. Arrivederci.